Sono passati 50 anni ed è difficile credere che possa toccare proprio a noi su questa pista che per Bagnaia è un po' come la metafora della vita. Arrivano le staccate e ti tieni forte, arrivano le curve e devi restare in equilibrio. Polmoni, ti riposi e raccogli quello che hai seminato. Una nuvola rossa avvolge il mondo, è quella di Pecco Bagnaia. Nuvola rossa c'è, è campione del mondo con la Ducati, è campione del mondo con la Ducati. Campioni del mondo! È campione del mondo! Campioni del mondo! È campione del mondo! Sono campioni del mondo! Siamo campioni del mondo! Andiamo! Ducati per me è stato un sogno fin da quando ero piccolo e da sempre ho pensato di voler arrivare in Ducati perché mi piaceva tantissimo e arrivare nel team ufficiale nel 2021 mi ha proprio reso orgoglioso. Ho pensato proprio che fosse il primo tassello del mio sogno, fosse comunque coronato, perché essere in Ducati ufficiale già era motivo d'orgoglio per me. Ho sempre cercato di creare un certo clima nel box, ma in generale sono stato molto fortunato perché già da quando sono arrivato si stava abbastanza bene, c'era una bella relazione, ma secondo me in questi 2 anni l'abbiamo trasformata in meglio all'ennesima potenza. Quanto dovremmo andare avanti questo discorso? Una risposta potrebbe essere fino a che non lo capisci. Sono anni ormai che siamo insieme. La relazione con il mio compagno di squadra ha fatto tanto la differenza e penso che Jack Miller per questo fosse veramente bravo, perché era molto simile a me, aveva bisogno anche lui di tutto questo. Bought him a present in Australia. But this is for me. Yeah, it's for you. Thank you. No worries. I saw it there, so I get it for sure now. Let's start the show. Penso che la serenità sia al centro di tutto nel nostro sport, la serenità, avere un'atmosfera buona nel box, una bella relazione con tutti. E in momenti di tensione può far tanto la differenza. Inizio stagione c'era molta pressione addosso per la fine della stagione dello scorso anno, dove eravamo andati fortissimo. Questo dico, è una condizione, cioè è vero che non ha senso girare. Quel po' di complicazioni che c'erano state all'inizio stagione mi sembravano essere state un po' fatali nel momento in cui si erano sommate. Purtroppo già ai primi test abbiamo riscontrato qualche problema con la moto nuova e quindi è stato un po' un problema rimettere tutte le cose a posto. Se devo pensare a qualcosa appunto che mi ha sempre accompagnato e che è stato un qualcosa che mi ha sempre spinto, comunque mi ha sempre aiutato nell'arrivare dove sono adesso, è stata secondo me la determinazione, perché anche nei momenti difficili ho sempre cercato il lato positivo delle cose e non ho mai pensato al mollare. No, è la gomma morbida, non è la forcella. Alla 4 sono entrato, quando era ora di venire dentro mi è partita così perché non avevo rallentato abbastanza. Prendiamo in considerazione anche la dura davanti.
quando era meno 91 punti c'è stato un momento dove comunque lì per lì ero abbastanza triste, arrabbiato, deluso con me stesso, ma da lì in avanti ho solo sempre pensato che si potesse fare e lì è successo, è arrivato un po' uno switch mentale lì. Vedere sullo schermo meno 91 un po' di demoralizzazione è venuta a tutti. Ci sono stati ovviamente dei momenti in cui non ho smesso di crederci, però prenderla un po' più alla leggera, senti. Non pensiamoci più, vediamo come va. Che campionato era chiuso? Perché Fabio stava andando con un fulmine. È chiaro che lui è stato il primo a reagire, è stato il primo a creare la forza nel gruppo, poi il suo team e tutti i ragazzi di Ducati ci hanno voluto credere. Voglio dire, è un lavoro proprio di squadra dove tutti fanno qualcosa, messo insieme questo è il risultato. C'è tanto lavoro nel reparto Corsa Bologna, tanto lavoro in pista con gli ingegneri, con i meccanici, con i tecnici. A un certo punto la moto è una variabile importante, ma non così importante quanto la forza che c'è tra un pilota e il proprio team. È stato mentale, lì in Australia sinceramente è stato di vincere. Sapevamo che potevamo raccogliere molti punti. In Australia we are go. Great start from pole position by Jorge Martin. Fabio Quartararo was away superbly as well from the middle of that second row. Quartararo straight up the way from fifth into third place. Nel momento in cui ho visto che Fabio era out, ho capito che potevo accettare anche un podio. And it's going to be Rins wins in Australia. An absolute classic. Philip Island MotoGP battle. Pecco Bagnaia, how crucial could those lost 9 points be on that very last lap? Just keeps Quartararo in contention, doesn't it? He does, though, take over the lead of the MotoGP World Championship. È avvenuto sorpasso, quindi è stato incredibile. Benvenuto al leader del mondiale. Importante soprattutto durante i momenti difficili in una stagione lunga come quella della MotoGP ci sono sempre di riuscire appunto ad aiutarsi l'un con l'altro e di trovare comunque il modo di portare a casa il miglior risultato possibile. C'è un cammino storico evolutivo della Ducati che ha fatto sì che da moto per, non so come chiamarli, integralisti, super appassionati del marchio, la Ducati è diventata la rossa di tutti. Always have a very special connection with Ducati, of course. A lot of people that work very hard, so you never give up, you keep working hard. It's a hard life, spending so much time away from the family and overseas, so you have to make sure you make the most of it. La mia famiglia, appunto, nel mio percorso è stata sicuramente la parte più fondamentale, soprattutto per i primi anni, perché io credo che i sacrifici che abbiano fatto non sono troppo scontati. Mio papà soprattutto è stato quello che anche all'inizio ha spinto tanto e ha cercato sempre di farmi capire le varie cose, analizzandole, senza mai mettermi davanti la cosa di doverlo fare per forza, ma mi ha sempre detto se lo fai al massimo. A me fa girare veramente il c***o che non l'hanno fatto vedere questo. Penso il sorpasso più bello che abbia mai fatto nella mia vita. Good afternoon then and welcome back to Malaysia. Qualifying coming up, two enthralling MotoGP qualifying sessions in store for you. Alla fine noi possiamo far poco. Quello che possiamo far noi è cercare di farlo stare tranquillo il più possibile. Quando sei con lui cerchi di dargli la massima serenità e tranquillità e invece quando sei nel box, che sai che lui è in pista, che sta facendo il suo lavoro e che tanto sai che non ti vede,
e lì viene fuori tutto. No, oggi è il giorno proprio che si devono fare le cose che si fanno sempre, non devi cambiare nulla. La gara della Malesia secondo me è stata la gara dove ho finito tutte le mie energie mentali per il weekend. Non è stato un weekend facile perché ho commesso un po' di errori magari dettati dalla pressione. Sono in vantaggio entrambi, ma 175 è impressionante per ora. Per ora è impressionante. Ai! Steso, caduto. Fine, qualifica per Bagnaia. And for the second time on qualifying day here in Sepang, Pekka Bagnaia on the floor. Turn four. Oh, that went early, didn't it? That went very early, tipped it in. Dan Bagnaia goes in. So the best he can hope for in this session is to be starting at the back of the second row in sixth. I guess the best possible outcome, Simon, he looks unhurt. The biggest race of 2022 is here as we get set for the Petronas Grand Prix in Malaysia. It's time to race in MotoGP. È buonissima la partenza di Bagnaia, è buonissima, spettacolare! Pecco Bagnaia then is on course for victory here in the Malaysian Grand Prix, but the World Championship will roll on into Valencia in 2 weeks' time. Quella vittoria lì mi ha reso veramente molto felice. Ho capito di aver fatto un passo in avanti ancora lì e comunque arrivare a Valencia a più 23 ha aiutato molto. Congratulations then go to the Ducati Lenovo team. They are our 2022 MotoGP team champions. Great race. Partenza e staccata è stata incredibile e il resto della gara è stata, penso, una delle gare più belle e importanti che abbia mai fatto. L'ultima gara, Pecco se la gioca, vogliamo vincere. Sicuramente non è un weekend normale, ma proviamo a farlo sembrare normale. La partenza sarà sicuramente quella di un weekend normale, poi sicuramente domenica un po' più di tensione ci sarà. Tutti quegli errori all'inizio stagione ho cercato di analizzarli per fare in modo che non succedessero più. O almeno ci ho provato. Potrebbe essere il weekend più bello della nostra vita come il weekend più brutto. Potremmo festeggiare il terzo obiettivo di quest'anno. Già ne abbiamo fatti due. Il terzo manca domenica.
bello arrivare qua all'ultima gara e giocarsela appunto dopo una rimonta del genere. Vedere tutto il team che ha lavorato durante tutto l'anno per arrivare un giorno così è una, diciamolo, è una figata. Bisogna, secondo me, quando fate questo luogo, capire se c'è una posizione centrale. Pecco scende dalla moto e inizia la sua traiettoria. Inizia dal 21, andiamo a vedere e poi... Vabbè, cercate di capire se troviamo una posizione in cui lui può mollare la moto, che sia a metà e che fotograficamente tu possa fare una foto in cui vedi le tre cose, la coreografia e poi la moto davanti. Tu lo devi portare là, ecco, la combination. E se ponemos aquí la combinación? La camiseta. Sí. Però secondo me il numero lo devono scoprire Gino e Jorge. È tutto un multiplo di 21. Non l'hai mai saputo? Lo scommetto oggi. Cioè, veramente non hai mai saputo che il numero di Pecca arriva dal 21? Sento di essere all'ultima gara, che ci stiamo giocando il titolo, è un bel peso si sente addosso, però penso sia anche normale. Questo weekend è molto speciale per tanti motivi, e uno di questi motivi è che domenica sarà anche l'ultima gara di Jack Miller con la Ducati. Jack, you know everything about what I think about you. Good luck in your future. And Jack Miller team. Ah! Ah! This is the Japan from Paris. Thank you very much. So, you know. It's something inside. Yeah. Thank you. Thank you very much. Jack è un grandissimo ragazzo, ha un carattere incredibile ed è stato capace di instaurare un gran rapporto con la squadra, tanto da creare quell'atmosfera che si sentiva nel nostro box, che era molto bella. Thank you everybody for everything. Pecco, you and your family have been amazing. The season finale, the showdown between Pecco Bagnaia and Fabio Quartararo will be underway here in Valencia. You don't feel any kind of pressure? I don't feel so much pressure today. Viernes un poquito más presión y sábado más, muchísimas más. Feeling the pressure on Friday. Estas que te preguntamos el domingo, campeón del mundo. Non succede sempre che il pilota entri così bene nella moto e che la moto entri così bene nel pilota, che si compenetrino in questa maniera. È chiaro che serve un pilota che si adatti, ma serve anche e soprattutto, questo è il grande capolavoro della Ducati, una moto che si è adattata così bene da mettere in piedi il recupero dal punto di vista dei punti più grande della storia.
and it all comes down to the final showdown. It's the title decider, Pekka Vanjaya, trying to win the Catty's first Premier Class crown in 15 long years. Ma qui si gioca su pillola rossa o pillola blu. Condannato a vincere, Fabio Quartararo, condannato ad arrivare entro la 14ª posizione, Pekka Vanjaya, nel caso in cui Quartararo fosse là davanti a tutti. Tutto pronto per la partenza, è l'ultima gara della stagione, in bocca al lupo ragazzi, vinca il migliore, prima dentro, gas a martello, andiamo! I primi due giri di gara sono serviti per fare in modo che Fabio non avesse la possibilità di vincere. Quartararo coming out of turn number one. Oh, contact! Oh, mamma mia! Era Vanjaya con Quartararo. È volata via anche una lettera. Io purtroppo ho perso un'ala nella lotta e mi ha tolto la possibilità di lottare ancora. Io ho faticato molto tutta la gara, non capivo cosa stesse succedendo, non sentivo grip e speravo solo finisse. Solo pensato che ce l'avevamo fatta, che l'obiettivo era portato a termine, che il mio sogno era compiuto ed è stato un momento bellissimo. Essere qua ancora a raccontare di un pilota italiano su una moto italiana, non credevo che si potesse trattare di Pekka Vanjaya quest'anno con la Ducati, diciamo all'indomani del ritiro di Valentino Rossi, un regalo enorme che ci ha fatto, che ha fatto all'Italia, ai motociclisti, al motociclismo, all'industria italiana, alle persone per bene, perché lo è. Dobbiamo essere molto contenti, sta lavorando benissimo, sappiamo che il potenziale è alto. Sappiamo che la moto nuova è nata bene, ma vedremo. Io penso solo a fare il massimo come sempre. Secondo me sarà molto bello. Thank you.